Ciao a tutti ragazzi, qua è Camilletto che vi parla e benvenuti ancora in un video di League of Legends nei panni di Renekton. Un po' per suggellare la precedente guida, visto le numerosissime richieste che mi avete mandato riguardo a come giocare contro Nasus e alcuni counter, per cui vedremo delle giocate veloci, sarà un video breve in attesa del prossimo, che non sarà una guida, ma comunque un video interessante. E approfitto anche per ringraziare Sara che mi ha regalato una bellissima skin di Renekton, visto che è il champ che sto usando al momento, l'ho apprezzato, per cui grazie ancora. Quello che dovete fare, come vi ho detto, è totalmente negare l'early game a Nasus, assolutamente. Qui, guardate il danno di W con la Fury, è incredibile, si è salvato sfacciatamente, maledetto lui, veramente pochissimi HP. Di solito questa giocata mi dà sempre la First Blood, non in questo caso. Però, come vedete, andando avanti con il game, vedendo anche i prossimi spezzoni, Nasus avrà un farm molto minore del mio. Non dovete permettergli di avvicinarsi alla wave di minion, soprattutto cercare di sfruttare il danno esagerato che avete con la W, altrimenti poi non riuscirete a recuperare. Se non giocate aggressivi e permettete a Nasus di aumentare gli stack con la Q, per voi è finita, non lo prendete più in late, sarà molto dura. Invece dovete giocare aggressivi. Meglio fare alcuni minion in meno, ma farli fare a lui in meno. Anche se avete 5 minion a testa, ma lui non ha stack, siete sopra. Il trade lo vincerete. Per cui la regola numero uno è quella di non permettergli di farmare, soprattutto di negargli gli stack della Q. È importantissimo. Qui intanto vedete, Lee Sin è stato bravo ad approfittare delle loro debolezze. E adesso ci andremo a fare anche una bella kill su Nasus. Come vedete, ovviamente, tenendolo sempre sotto torre, perderà molti minion e riuscirà poco ad approfittare della sua Q, soprattutto all'inizio in cui il cooldown è molto elevato. E qui vedete, kill easy. Dunque, aggressività prima di tutto contro il cagnolone. È fondamentale, altrimenti è sicuro che voi non riuscirete poi a raggiungerlo. Il suo late game è molto superiore al vostro se riuscite a farlo farmare e accumulare stack. Per cui adesso qui ho missato lei in modo clamoroso, non so come, ma guardate i danni che riuscite a fare. Vediamo un po' qui che oggetti avevo. Non avevo soltanto una spadina. Tra l'altro, se ci avete fatto caso prima, ho cominciato con la spadina e una pink. Volevo essere sicuro assolutamente di non essere gankato dal jungler, per cui e qui in questo caso Revelynn bisognava stare molto attenti, perché è normale che solitamente un jungler venga a darvi fastidio quando avete una lane debole come Nasus. Però la prima volta che è venuta, avete visto, c'era Lee Sin in agguato. Cercherò molto di congelare la lane tantissimo, e come vedrete nel prossimo spezzone, che farà piuttosto ridere, dovete anche optare la scelta se continuare a pushare e a negargli il farm. Però è rischioso, perché se non avete buona vision vi verranno subito a gankare mid e jungler. Per cui dovete stare attenti, e poi Nasus avrà molto tempo libero, voi siete morti e quindi potrà farmare tranquillamente. Oppure andare per obiettivi e cercare di buttare giù torri e drago, che è quello che io consiglio, di andare subito in un'altra lane. Infatti qui, non, vi ripeto, non ho tutta la partita, una cosa che ho fatto era stata subito andare mid dopo aver buttato giù questa torre. Comunque guardate, il divario che prendete è elevato e riesco qui già dopo 8 minuti a buttare giù la torre. Nasus ha solo 28 minion, io pure non ne ho troppi, però il divario comunque si fa molto sentire, perché in early Nasus è debolissimo e se non accumula Q per la fine, tanti saluti. E dopo l'Oscar, per la grande bellezza, avrebbero dovuto premiare anche me per questa grande fuga, ragazzi. Come vi ho detto, vedete, erano in quattro che sono venuti su. Perché se il team avversario non viene, io tranquillamente continuo a pushare e vinco da solo. Lee Sin, per fortuna, ne ha portati via due. E qua un Oscar per questa super fuga finita clamorosamente con un giustiziato. E qua adesso ci vediamo uno spezzone di partita in cui contro uno di quelli considerato un counter di Renekton, cioè Elise, perché può stunnarvi quando voi vi lanciate e essere fastidiosa, farmi molto danno. Anche, come ho detto nella guida, un champion come Ryze può darvi molto fastidio. In realtà lui ha uno stun più facilitato di quello di Elise. Comunque,
Siamo lì, però in questo caso come giocare? Ovviamente qui siamo a minuto 3, per cui comincio già a temere un po' il jungle. Quando posso vado a mettere una ward, però il vostro danno early è ancora molto superiore al suo. Nonostante vedete, io ho preso molti colpi perché ho già cercato diversi trade. Se riuscite bene a coordinare il vostro slice and dice, vedete, la prendete in un secondo e qui per lei non c'è nulla da fare, subito first blood. E vediamo adesso, dopo un po' di trade falliti e non, proprio perché lei comunque riesce a stunnarmi spesso e a farmi danno, vediamo che comunque il controllo della lane ce l'ho io, perché riesco a pushare molto più facilmente, e Lise, per non perdere farm, dovrà necessariamente usare molto mana sotto torre. Per cui quello che vi consiglio io è sempre di essere aggressivi, e qui, guardate, appena l'ho beccato un secondo, ne ho subito approfittato e mi sono lanciato sotto. E riesco a prendermi, penso, la torre già da ora. Bene, come vedete ora questa è una situazione di teamfight interessante. Ho molte morti perché, come mi è solito fare, chiedo al mio team di pushare nonostante le numerose gank che mi vengono fatte top. Infatti, vedete, loro hanno Mumu con molte kill, prese quasi tutte da me, lo stesso per Elise. Per Elisa, una... vabbè, quella è un'altra cosa. Mentre noi abbiamo Caitlyn molto avanti, proprio per la superiorità numerica che ha avuto nella lane. E questo poi si farà molto sentire nei teamfight perché, tranne in questo caso, riusciamo a proteggerla molto bene. In realtà qui eravamo posizionati male, ma vedete, comunque riesco a beccarmi una quadra che, nonostante non avessi molta vita. Elise si prende Caitlyn e qua decido di non andargli sotto perché avevo la barra della Fury svuotata e sicuramente mi avrebbe, meno qui di una E non lisciata di Leona, sarei andato subito al trade senza pensarci due volte. E qua altra situazione interessante. Innanzitutto, come potete notare, ho molti più creep di Elise proprio per avergli negato molto farm. E qua loro ingaggiano il Baron, voi mettete sempre una ward. Come vedete qui loro si spaventano subito e indietreggiano, e questo dobbiamo portarlo a nostro favore. Anche in questo caso in realtà siamo posizionati piuttosto male per il teamfight, come potete vedere. Tra l'altro mi prendo una bella sberla di Q da Nidalee. Però qua, nonostante fossi praticamente a metà vita, mi lancio quando posso e cerco di beccarli. Qui innanzitutto Mumu era low, per cui andiamo su di lui. Poi vedete lì Caitlyn minimamente non guardata e toccata dal team avversario. E infine, nonostante il Baron preso dagli avversari, non ci siamo fatti scoraggiare, siamo andati subito sotto. Vedete come sono costretti alla fuga. E come vi ho detto, ragazzi, voi con Renekton non dovete fare altro che spingere, spingere, spingere in continuazione. E sperare poi, ovviamente, che tutte le altre lane non falliscano. Questo un po' introduce l'argomento che sarà del prossimo video, ma non vi svelo nulla. E vediamo un po' questo finale di partita. Come potete vedere, manca poco. E siamo 33-27. E adesso qui l'andiamo a chiudere. Bella zona di Ari nel frattempo. Ebbene ragazzi, mi raccomando, ve lo ripeto, con Renekton cercate di prendere tutto il vantaggio che avete dal vostro danno early, perché è incredibile. Come avete visto, una W già a livello 3, quando la prendete a livello 2, a livello 1, può togliere un quarto di vita al vostro avversario. Quando avete contro un champ come Nasus dovete assolutamente approfittarne. Per gli altri un po' più accorti, ma spingete parecchio. Alla prossima!